E allora, buonasera a tutte, buonasera Stefania Ferrando, benvenuta Paola Ruben in questo spazio di studi femministi. Allora, prima di iniziare nel merito, insomma, di questo incontro di oggi, ci tenevo a dare tutta la nostra solidarietà alle donne turche. Siamo veramente indignate per questo ritiro da parte di Erdogan e della Turchia dal patto internazionale della Convenzione di Istanbul, in un paese che, come altri, Italia compresa, vive dei numeri drammatici legati alla violenza maschile contro le donne, ai femminicidi, e dall'inizio del 2021 siamo già a numeri impressionanti, 74 da quello che leggevo sul giornale. E le motivazioni sono delle motivazioni assurde, no? La minaccia dell'unità familiare, un incoraggiamento dei divorzi a partire legato a questa convenzione, come sempre l'indipendenza delle donne ad essere sotto attacco. E mi dispiace anche per la posizione assunta dalla figlia di Erdogan, un attacco contro la famiglia. Sì, certo, un attacco contro la famiglia patriarcale, perché è il luogo dove si consumano i femminicidi. Quindi questo tipo di famiglia non va bene e va modificata, non distrutta, ma ci sono tanti modi per vivere e dare luogo ad una famiglia. E il problema è proprio il patriarcato che segna questo tipo di famiglie in cui l'uomo è padrone appunto della donna e dei figli. Ecco, è questo modello che va superato. Detto questo, quindi spero che ci sarà veramente una indignazione universale di fronte a questo ritiro e che ci ripensi. E poi benvenuta primavera, è anche la giornata internazionale della poesia e quindi almeno questo elemento bello. E poi la conversazione che oggi proponiamo di questo libro di Paola Rudan che abbiamo qui. Ciao Paola. Noi in Ciao. realtà Paola, ci siamo già incontrate, abbiamo avuto un incontro nel mese di ottobre del 2020 ed è stato un incontro molto bello, ma non molto partecipato, perché in realtà l'abbiamo pensato come un incontro più seminariale. Diciamo nel gruppo di studi femministi abbiamo letto questo libro durante il lockdown. E abbiamo deciso di interloquire con Paola. Studi femministi nasce proprio con la necessità, diciamo, di studiare, di argomentare intorno a quelli che oggi sono i temi anche più divisivi del femminismo. Però più che tendere alla distruzione dell'altro o addirittura alla riduzione in anacronismi, che a nulla portano se non alla distruzione dell'altro, pensiamo che la migliore cosa invece sia confliggere, sia mettersi in discussione insieme ad altre e ad altri che hanno semmai posizioni completamente diverse. Ecco, le etichette, gli acronimi sono veramente riduttivi e fanno la miseria, secondo me, del femminismo. Quindi dicevo, riprenderò alcune cose che sono venute fuori da quel primo incontro in cui avevano parlato oltre me Stefania Ferrando, che appunto è qui e che fa parte del gruppo di studi femministi. C'era Silvia Nicolai, Maria Celeste Zaccaria, Alessandra Macci, Sara Fariello, insomma, c'erano varie donne e con Paola ci siamo confrontate. Però ciascuna, visto che era una dimensione seminale, ha preso poi talmente tanto tempo che le domande che noi avevamo posto, ciao Micia o Micio, sono rimaste un po' in sospeso. Quindi spero che oggi si andrà insomma, più a fondo di determinate questioni. Allora, parto dai due assunti iniziali del libro di Paola. E sono due assunti importantissimi su cui riflettere. Il primo, che lei, quindi sono i due assunti con cui apre il libro e che sono anche all'interno di tutte le descrizioni del suo libro,
differenza sessuale come differenza politica segnata da altre differenze che ne rideterminano il contenuto, e secondo, la negazione del carattere universale relativo all'unità dell'ordine politico. Ora, questo è un aspetto, sono due aspetti su cui appunto stasera cercheremo un po' di riflettere. Innanzitutto vorrei partire dal concetto, donna, storia e critica di un concetto polemico. Sappiamo che il concetto fa riferimento a un pensiero ben definito e idealmente configurato, è astratto e generale, perché raccoglie e aggrega aspetti sensibili particolari che una molteplicità di soggetti o di oggetti hanno in comune. Ora, la peculiarità del discorso di Paola è che questa concettualità è una concettualità concreta, che ha una precisa concretezza, e quindi recupero e spero che Paola in questo sia d'accordo con me, cioè non è una concettualità filosofica nel senso tradizionale del termine, ma è una concettualità agita da una donna, e questa donna è appunto Paola. Quindi vorrei recuperare l'etimologia del concepire i concetti, e facendo riferimento a uno scritto molto bello di questa autrice francese che si chiama Françoise Dureau, di cui a breve avremo dei saggi in traduzione italiana. Ecco, lei diceva: dire il concetto per una donna è un atto di competenza politica, profondamente politica e simbolica, quando i concetti non hanno più una derivazione fallica. Che cosa intende con questo? Che non hanno più una derivazione che è tutta sussunta nell'uno fallico. Quindi direi, insieme a Maria Milagros Rivera Garretas, concetti senza coito. Dire e darsi una parola propria, un pensiero proprio, definire se stesse oltre, al di là e nel superamento di qualsiasi dominio. Ecco, un concetto che si pone al di fuori di quella che possiamo definire la violenza ermeneutica. In questo si agisce un'indipendenza di pensiero che a me è molto cara. E seguendo il percorso anche di una filosofa che oggi sarà molto presente nelle cose che dirò, la creazione di un proprio punto di vista, un proprio punto di avvistamento. Questo concetto, quindi donna, è accompagnato da due aggettivi, critico e polemico. Critico fa riferimento ad una radice che giudica, valuta, e in questo c'è una potenza appunto critica nel libro che lo attraversa tutto, come vedremo. E invece polemica fa riferimento al polemos, ad una radice più che diciamo riferita alla guerra, sempre in una dimensione in cui la guerra è cosa, insomma, agita prevalentemente in un universo maschile. Qui vorrei fare riferimento invece alla dimensione guerriera del pensiero filosofico femminista, conflittuale, nelle parole di Paola, antagonista. Io seguo invece in questo più Angela Putino, e più che antagonista mi piace pensare più ad una divergenza, ad un divergere delle donne da questa linea dell'uno. Un altro punto è che Paola fa riferimento a donna non come un'identità, ma appunto come divergenza, antagonismo. Quindi che cosa significa? Significa parlarne non come un'identità chiusa, ma in divenire, e che rompe, che agisce la rottura di consuetudini istituite nei modi di pensare, di fare, di agire. E poi c'è, rispetto all'aggettivo polemico, questa vicinanza con Angela Putino, che Silvia Niccolai appunto ricordava nel primo incontro che abbiamo fatto a ottobre, e ricordava questa citazione di Angela.
La differenza sessuale è un significato sempre polemico, diceva Angela, che non si trasforma mai in un significato concluso. Questo lo scriveva in un articolo, un saggio dal titolo L'arte di polemizzare tra due, dove è chiaro, ancora una volta ripeto, questa polemica non è una polemica distruttiva, è un polemos attraversato dalla filia, da un bene comunque. E in questo senso non è un concetto negativo, ma pone qualcosa di affermativo, ma che per affermarsi si deve liberare da tutte quelle che sono le costrizioni, le ingiustizie, lo sfruttamento, tutto ciò che è stato costruito attorno al femminile, alla donna, eccetera. Per cui c'è una mobilitazione molto forte della soggettività femminile, delle donne, per la messa in discussione radicale di assunti di sfruttamento che vanno dalla notte dei tempi fino ad arrivare in forme ovviamente economiche, sociali, politiche diverse fino ad oggi al mondo contemporaneo. Tutto questo sempre grazie in nome a quelle che possiamo considerare le funzioni femminili. E qui mi riferisco a un'attrice che pure Paola cita all'inizio del suo libro, un'autrice che amo molto e mi è molto vicina, e cioè Nicole Leroux, è una storica ed ellenista francese, in cui appunto che cosa ci dice Leroux attraverso i suoi studi, i suoi scritti, che la strategia patriarcale, sin dall'antica Grecia, invoca la natura della donna, quindi la natura della donna, per decretarne l'irrilevanza politica. Questa è Paola che scrive su Nicole Leroux. E dunque questa donna smaschera l'operazione dell'immaginario, diciamo, che viene compiuta in Grecia. Questa strategia fa delle donne delle incluse escluse, e questa è la posizione delle donne nella polis greca, incluse perché fanno figli e quindi fanno l'atto civico, sono madri come produttrici di guerrieri, siano essi spartani o ateniesi. Dall'altro lato, escluse perché sono escluse dalla sfera pubblica e da quella politica, quindi in una piena società omosessuale in cui non c'è la differenza, ma appunto è messa a tacere. Ora il punto è: possiamo pensare ad una significazione libera della differenza sessuale in un senso sperimentale, così come il pensiero di Angela Putino ci ha lasciato da pensare, cioè nel senso che la libertà femminile, la libertà delle donne non è mai qualcosa di dato, di già contenuto nelle norme sociali, ed è una soggettività che da sempre resiste a quelle che sono le torsioni del pensiero moderno. Ed infatti proprio di questo pensiero che Paola parla, in particolare il suo è un partire dalla prima età moderna, quindi dall'emergenza del femminismo come movimento politico e dei tanti tradimenti che le donne hanno subito in quel periodo, insomma tutti i processi rivoluzionari che poi comunque le hanno tenute ai margini. Quindi una promessa rivoluzionaria che molto spesso è stata tradita in nome di un'uguaglianza e libertà che le donne hanno poi dovuto conquistare con altre lotte e con grande forza. Allora, la prima questione è che nel libro di Paola c'è la dimensione del sociale, è molto forte, le nostre genealogie sono diverse, anche i nostri studi. E allora, come dire, il modo di interloquire con lei è che io seguo benissimo tutte le dimensioni, anche attraverso le tante autrici che Paola affronta. Eppure c'è un elemento di irriducibilità
che io ho difficoltà a ritrovare perché mi sembra tutto molto schiacciato sul sociale. E in questo la critica che porto interlocutoria è che secondo me non è la società ad essere la mera produttrice della soggettività, e soprattutto la differenza sessuale non può essere intesa soltanto come una produzione sociale. Allora, richiamando antiche eroine tragiche, da Antigone, da Medea e da Didone, appunto, lì c'è un'irriducibilità che non è una soggettività che non è il prodotto di quella società, anzi è l'elemento dirompente che va a operare un taglio ben preciso. Quindi la visione, in qualche modo, solo di subalternità, e questo non significa minimizzare ovviamente il problema, che c'è ovviamente, però può essere una trappola per le donne, cioè le può incastrare dentro ad alternative già date, dentro movimenti sociali e politici che poi sono equivalenti a ogni altro, e invece la battaglia delle donne è una battaglia antichissima, appunto, che affonda nella notte dei tempi. E poi mi porto dietro sicuramente tutta la critica che Simone Weil pone alla dimensione sociale, che appunto dà tutto il materiale della forza immaginaria, una forza dominata dall'astrazione e dalla compattezza in un insieme. Quindi un'adesione al collettivo che non induce né a pensare né a dubitare, dice Simone Weil, si aderisce a valori già dati. Ora, quando Paola parla di singolare collettivo, io non penso che si vada in questa direzione, credo anzi. E più in vari passaggi ho notato questo, che il singolare mantiene la singolarità di ciascuna, quindi la concretezza, il fatto che qui ci sono vissuti di donne e ferite che vanno politicamente agite nello spazio pubblico, così come il piacere, la gioia, ma la ferita c'è e va, diciamo, posta al centro della questione. Però, sempre seguendo l'insegnamento sia di Simone Weil e sia di Angela, e anche per la mia diciamo aderenza proprio di ciò che io sono rispetto ai miei pensieri, è che un collettivo femminista si può dare solo nella divergenza, non nella fusionalità. Essere vicine, diceva Angela, senza identificazioni, straniere senza distanze, se no si ritorna a un dispotismo unificante, per cui ci troviamo in una dimensione sempre di unificazione che va a cancellare quella che è la mia specificità, ma non in quanto donna, ma in quanto Stefania, con la sua storia, con il suo percorso, eccetera. Quindi mi piacerebbe pensare a un singolare collettivo, che mantiene quel preziosissimo frammento di inaddomesticato, e che rappresenta qualcosa che non è stato colonizzato, che è sfuggito alla presa e che le donne poi nel corso della storia, anche quella che viene prima da quella narrata da Paola, ha sempre dato segno di sé, ha sempre agito. Quindi ecco, c'è una complessità umana e le sue molteplici dimensioni che fanno riferimento a più ambiti, perché certamente il punto non è cadere nell'essenzialismo né in una naturalizzazione. Tutta la critica anche che Paola fa rispetto ad un uso del genere, alla questione dell'intersezionalità, e lei va più a favore del margine. Insomma, il libro veramente mette in campo tante cose, quindi non essenza. Però espressione, io userei un'espressione libera delle donne, in questo l'espressione libera della propria irriducibilità, mantenendo questo elemento inaddomesticato di sauvagerie, diciamolo alla francese, in cui ci si sottrae al binarismo, all'essere il contraltare dell'uomo, quindi dove
per molte donne la misura non è l'uomo, ma è l'altra donna. Quindi c'è un'irriducibilità e non una complementarietà. Faccio un esempio: nella genealogia, per esempio, che seguo e nella lettura delle filosofe, non è un caso che anche lì, in maniera non so se consapevole o meno, però le filosofe che nascono quasi tutte nei primi anni del Novecento, parlo di quelle novecentesche, si rifanno tutte a Simone Weil, che ha avuto questa vita brevissima e geniale, riferendosi appunto l'una all'altra. Ecco, io mi fermo qui, penso di aver già parlato parecchio, conto eventualmente di intervenire e lascio la parola a Stefania, ringraziando ancora Paola per questo libro che veramente va letto, studiato e anche nel piacere della lettura per come è scritto. Ah, sì, è vero. Grazie. Ah, sì, è vero. Grazie. Aspetta, che ho il... Voi sentite bene? Sì. Non avete rimbombo, perché a me fa un po' di rimbombo, vabbè, non importa. Tengo il microfono. Ah, ok, forse era quello, grazie. sì, anch'io ovviamente sono molto contenta di essere qui, di aver letto il libro e proprio un piacere a poterne discutere insieme. Allora, penso poi di riprendere anche alcune delle fila di Stefania e che si sono intrecciate anche in questi mesi di discussione e nel primo incontro a cui Stefania ha fatto riferimento. Allora, io però volevo partire dalla domanda che apre il libro e che è «Non sono io una donna?». È una domanda che colpisce, sono le parole di Sojourner Truth, fuggita appunto dalla schiavitù, dagli Stati Uniti a metà 800. E Paola inizia con queste parole che colpiscono e che sono anche diverse da altre domande come, non so, sono questo nome, sono io una donna? E lì invece c'è un aggancio nella soggettività su cui poi tornerò. Come scrive poco dopo Paola nell'introduzione, la risposta a questa domanda, non sono io una donna, è proprio una verità itinerante, no? Quindi, lo diceva già anche prima Stefania, non si tratta di fissare una natura, un'essenza, delle qualità che sarebbero sempre le stesse nel tempo, né, anche questo secondo me è un punto importante, non... Per Paola nel libro, ed è importante anche per me, donna non è una classe, una classe sociale, una categoria sociale o sociologica. Questa parola si fa nella storia, è una storia che il libro racconta, poi ci sono degli sprazzi, soprattutto nell'introduzione, forse anche di una storia più personale, di una genealogia più personale, sono storie di pratiche politiche in cui appunto delle donne non cedono su questo nome, donna, per trasformare se stesse e il mondo. Ed è questo quello che a me ha colpito e che è da lì che riparto e parto in questo libro. Quindi la posta in gioco del libro è proprio questa, ecco, non cedere sul nome donna nella sua potenza politica e quindi non cedere sul femminismo. Viene detto, insomma, è un altro punto forte del libro, se buttiamo via questo nome, se pensiamo che sia, se ce ne liberiamo per scrupoli, per acconsentire a richieste esterne, perdiamo il femminismo. Perdiamo quindi una storia di lotte, ma perdiamo anche un'esperienza poi di ciascuna di libertà. Quindi questo non sono io una donna è una domanda importante e scomoda, che ispira e irrita, no? Dice all'inizio Paola,
la teoria politica, la politica in quanto tale, la politica moderna. In qualche modo, come dire, forse questo accade anche al libro, nel libro. Infatti è un libro molto, molto ricco, e anche nel senso che ci sono fili diversi, ci sono piste differenti, che si aprono e seguendole penso si possa andare in direzioni differenti, ecco. E l'ho trovato bello che il libro stia in questa tensione, in qualche modo incarna anche un tratto del percorso di libertà e che non, come dire, faccia vedere questa tensione e insomma, comunque se la si legge, lo si legge attentamente, la si nota ed è un punto importante. Ed è un libro forse proprio anche per questo che può mettere al lavoro, almeno così è stato per me, per noi, insomma, le donne, di studi femministi. Ci abbiamo appunto lavorato, l'ha detto anche Stefania, ne abbiamo discusso e poi abbiamo ripreso a nostro conto questa domanda, non sono io una donna, che cos'è questa parola? Anche poi per andare in tante direzioni, tra cui è stata un'esperienza molto bella dei lavori creativi. Stefania ha scritto un monologo, ne abbiamo poi discusso. A partire da questo monologo, altre, insomma, in primis Violetta Latte, stanno realizzando un video. Avete forse alcune di voi hanno visto uno stralcio. E parlo, evoco questo lavoro comune. Perché beh, ovviamente quello che sto dicendo, dirò, ne dipende, e ne dipende molto, ovviamente. E poi perché penso che sia un esempio, per me in ogni modo, è un forte esempio concreto di queste pratiche creative, anche nelle differenze che ci sono tra di noi, di relazione, che questa domanda, sono io una donna? Come sto nella politica, come do un senso a questa parola che mi tocca. Ecco, è un esempio di pratiche creative che questa domanda suscita e forse non può non suscitare se appunto non ci si stacca da sé, se non si rinuncia a un piacere, non si la ci lascia, ci si lascia mortificare da quello che è mortifero in tanti luoghi, in tante istituzioni di sapere anche, no? Allora, quindi torniamo a questa domanda. Non sono io una donna. Appunto, la posta in gioco è non cedere su questa parola, però senza farsene ingabbiare. Ecco, Stefania l'ha detto molto bene prima, ha dato il senso, no, di questa apertura di questo indomabile che rilancia sempre i giochi, poi ciascuna, no, per sé. E che quindi consente anche, ed è un altro tratto che a me ha colpito nel libro di Paola, di non stare in teorie, giustamente, quando diventano teorie su il genere o i rapporti fra le tante differenze che ci attraversano, ma lasciare che il pensiero resti vicino all'esperienza. A partire da questo io avevo due osservazioni. Una prima che riguarda proprio la parola donna, compresa come concetto polemico e politico. Stefania ne ha già detto molto, io riprenderò un piccolo punto. E poi una seconda osservazione sulla politica, che cos'è o che cosa trasforma il mondo in cui siamo, le relazioni in cui ci troviamo. Allora, la prima, il libro mi interpella, come insomma ho detto, per la domanda con cui si apre, ma anche perché, come dire, lancia una sfida a una pratica di pensiero che è la storia concettuale, cioè un modo per, che è una pratica che
conosco, in cui mi sono formata, che un po' insegno, ed è un modo, questa sfida, per rendere ancora più radicale una, sì, una critica, certo, dei concetti moderni e la ricerca, dal mio punto di vista, anche di parole che consentano di dire quelle esperienze politiche che non sono dicibili, pensabili nei concetti che abbiamo a disposizione, nel modo in cui parliamo di politica, di libertà, di uguaglianza, no? E questo a partire da riconoscere la forza politica di questo concetto che è donna, come diceva prima, appunto, anche Stefania lo ricordava, che ha questa singolarità perché non chiude, non si chiude, non riassume, non sintetizza delle esperienze una volta per tutte, a differenza di altri concetti, e quindi in questo senso sbaraglia proprio il pensiero politico moderno, che cerca invece un modo per chiudere il corpo politico, il corpo sociale, per dare rappresentanza, legittimità, eccetera, per costruire i soggetti tutti pieni, no? Con le loro diritti o competenze economiche. Pensando su questo, quindi, ed è una sfida molto bella, no? Pensare diversamente che cos'è un concetto, è una sfida molto bella, come anche ricordava Stefania, per la filosofia, per ciascuno. Io mi dicevo anche che forse, ne abbiamo già discusso a ottobre, questa parola donna, oltre che un concetto, è forse anche qualcosa d'altro, no? È un nome. C'è un nome che si riceve, che si dà, che si contratta, che si lascia cadere, che si riprende. È un nome con cui vengo chiamata, che qualche volta respingo, che mi chiama, che si intreccia alla singolarità. Tanto è vero che segna il nome proprio, no? Stefania, non è Giovanni, via. Ed è quindi proprio anche per questo dato in una relazione o buttato via in una relazione o non ripreso o trasformato. Secondo me è un filo che è presente nel libro, infatti ogni tanto Paola mi pare, cioè no, l'ho visto, non parla solo di concetti ma anche di nomi. E quel che per me è importante è che il nome, quando non pensiamo solo in termini di concetto, di un concetto che si gioca nel campo politico e che è importante, che dice oppressioni o azioni collettive di libertà, ma quando pensiamo anche in termini di nome, quel che si tocca secondo me è quel che dicevo, la soggettività, una soggettività quindi singolare. E questo è un punto importante perché permette di scompaginare un po' quello sguardo che invece, permette di scompaginare quello sguardo che cerca di oggettivare una certa costruzione sociale, una trama di rapporti di dominio, e che però perde il soggetto. Ora, non è che ovviamente, come diceva anche Stefania, non ci siano delle relazioni materiali, simboliche di dominio, ovviamente ci attraversano, però ci siamo sempre come, no, anche soggetti. E infatti la domanda è, non sono io una donna? Difficile se no dirlo in altri modi senza che sia un tuo, un io, no? Ed è un io che è nel mondo, che è situato, che è preso in conflitti, in relazioni, non so se pensiamo a truffe, addirittura schiavizzata, resa merce, però appunto non si può guardare a tutto questo solo dal di fuori, e dalla trama di una vita collettiva che è tutta solo, cioè che è tutta oggettivata, no? Come se la si potesse guardare dal di fuori tutta, o ci si potesse guardare dal di fuori. E penso appunto che questo sia un punto importante anche per tenere questo nome, donna, non darlo via troppo rapidamente per seguire, ecco, un
delle convergenze con lotte altre che ci possono appassionare o che ci possono interpellare. Vabbè, poi avevo una, sì, adesso passo perché sennò viene lunga, che è un modo anche per tenere quei tesori della rivoluzione, no, di cui parla Arendt, che perdiamo quel che c'è di prezioso nella nostra azione politica, no? Lei dice perché non sappiamo dare un nome a quel che c'è di prezioso per noi, che è dell'ordine ovviamente della libertà. Allora, adesso vengo e concludo all'ultimo, invece al secondo punto, che riguarda più direttamente la politica, il simbolico. Allora, questo per Paola, questo nome o concetto di donna si mette in campo, si mobilita, si impugna in momenti, si risignifica in momenti di lotta. E quindi la posta in gioco anche del libro è quella di, come dire, rivedere questa storia, riraccontare questa storia con le donne che l'hanno fatta e cito, no, vedere, pensare, cito momenti di insubordinazione in cui milioni di donne hanno preso e prendono la parola come donne per rifiutare la posizione materiale imposta a loro dal dominio maschile. Citazione molto, molto ricca, no? Quindi donne che prendono o hanno preso la parola come donne per rifiutare appunto che cosa? Una posizione materiale imposta loro dal dominio maschile. Allora, io adesso appunto su questo pensare a due punti e ci ho pensato, li ho visti, li ho capiti, soprattutto grazie allo scambio con Silvia Nicolai, adesso ovviamente lo dico a modo mio per come ha risuonato in me, ma sicuro, cioè, sono pensieri nati grazie a lei e nello scambio che abbiamo avuto sul libro. La prima domanda per me, in qualche modo, ecco, risuona anche con quel che diceva Stefania prima, è che cos'è la libertà che è qui in questione? Si tratta certo di rivelare, no, un'oppressione che pesa per quelle donne che lottano su di loro e quindi dei meccanismi di dominio che pesano direttamente su di loro come donne e poi da lì su tutta la società, ma come dire, la libertà, il gesto politico è tutto lì, è tutto in questo disvelamento, la libertà. È appunto questa qui insomma, quella di una molla, no? Che reagisce all'oppressore, o questa libertà è qualcosa di più che deborda, no? Da questa relazione, diciamo, più antagonistica o positiva. E lo dico pensando, certo, alla mia esperienza, all'inizio citavo questa esperienza, no? Di creatività, di scambio, di studi femministiche. Che di certo ha qualcosa che non riuscirei a pensare solo come in un'opposizione, diciamo, che disvela forme di ingiustizia, cosa che magari c'è ovviamente anche, però non è solo lì. E lo pensavo anche pensando anch'io alla storia, ad esempio, alla storia dell'Ottocento, e lì, inizio Ottocento, c'è tutto un gruppo di donne molto giovani, delle operaie per lo più, che sono legate a un movimento socialista che cominciano a scrivere insieme una rivista, no? E loro a un certo momento, ed è lì un salto secondo me simbolico, eccezionale, dicono: beh, certo ci sono delle schiave, delle donne schiave che subiscono le peggiori ingiustizie, ferite, come diceva Stefania, e sono massacrate da materialmente, spiritualmente, e poi ci sono delle donne emancipate, delle schiave emancipate, anzi, cioè donne che si sottraggono da questa situazione e per le quali il gesto di libertà è andarsene via da lì. E loro dicono: certo, ma questo non è essere donne libere. E infatti poi danno come titolo alla loro rivista La Femme Libre, la donna libera. Secondo me è un punto importante per capire qualcosa di questo agire politico che giustamente non si chiude in una dialettica, no? Anche su quello è proprio, mi pare, l'unzi.
quindi il venire, stare su un altro piano, no? Rispetto a un antagonismo. Non c'è solo quello, quantomeno. Forse non è il punto decisivo neppure, cioè non è il punto decisivo. E ultimo osservazione è, sempre insomma, da questa citazione, questa azione di libertà è tutta nel rifiutare appunto una posizione materiale, nel disvelare dei rapporti di forza che sono incarnati in rapporti materiali e che se vuoi un altro modo di dire la domanda è che cosa trasformiamo per trasformare il mondo e per avere e essere più libere. Che cosa consente di uscire dalla ripetizione, la ripetizione di parole, di rapporti, di modi d'agire. Certo che c'è la materialità, che è in gioco, ma siamo, siamo appunto esseri di parola, no? Quindi sono queste donne che parlano. E che usiamo concetti, usiamo immagini, e lì che cosa accade su quel piano che è quello del simbolico. Perché io, non, cioè non è una domanda vera, nel senso che anche che ci penso, ci rifletto a partire dall'esperienza, a partire dalla riflessione. Però quando mi, come dire, si dà o do troppo peso a solo, mi concentro solo sui rapporti materiali, sulla loro trasformazione. Qual è il rischio? Il rischio, secondo me, è quello di, appunto, in realtà presupporre un contenuto della libertà, o di proiettarlo, no? Su gesti altrui. E pensavo, tra le tante cose, insomma, a un testo molto bello di Laura Minguzzi che si intitola Il nodo della casa. Ed è nel libro La spirale del tempo, pubblicato 2 anni fa, un po' di più. E lì lei racconta di questo desiderio di sua madre, che era di restare contadina, no? Di continuare a occuparsi della terra, delle galline. E allora la domanda è: facendo così, è meno libera di una donna che va in città, che fa un lavoro più emancipato? Oppure rischiamo di proiettare qualcosa che invece poi, come dire, fa dipendere la nostra libertà da qualcosa di esterno, per cui la libertà ci viene dall'esterno e non dal nostro desiderio, e quindi in qualche modo ci nega, non è più una significazione libera. Secondo me, appunto, è la questione che apre. Poi il punto del simbolico che non nega l'elemento materiale, semplicemente dà un orientamento su un piano che se non si tocca e non si trasforma, come dire, di fatto poi la ripetizione continua e la libertà è limitata. E niente, ci ho pensato anche leggendo i ringraziamenti del tuo libro, sono molto belli, molto delicati, quindi spero appunto di tenere questa delicatezza. Leggo l'ultimissima frase, dedico questo libro alla memoria di sua madre Pina, della tua mamma, la tua nonna materna, una donna che ha mangiato ogni briciola di libertà e che anche nelle circostanze più improbabili ha cantato. Ecco, questo canto, così, non so, per quel che risuona anche nelle storie della mia famiglia, dei contadini, eccetera, ha qualcosa di una libertà che forse va davvero oltre solo un conflitto sul piano materiale, per quanto ovviamente anche quello ci sia. Grazie, grazie dello scambio e lascio la parola. Grazie Stefi. Paola, prima di darti la parola, ti volevo dire che dai vari commenti, allora c'è saluti anche al gatto oltre a te, al micione o miciona, e poi un'amica ci chiede: non sono io una donna, come il libro di Paola descrive l'evoluzione di questa parola? Quindi, semmai nel rispondere anche, insomma, ovviamente vi dico, se avete delle domande, voi scrivetele in chat e io le passo a Paola e gliele comunico. Allora, lascio a te la parola, Paola.
Allora, intanto vi ringrazio molto per questa discussione, per la sua continuità con il seminario di quest'autunno, nel senso che riconosco una serie di problemi che, come diceva Stefania Tarantino all'inizio, sono aperti evidentemente. E quindi ci tengo a ringraziare Studi Femministi, Stefania Tarantino, Stefania Ferrando per avere un po' rimesso sul tavolo una serie di questioni che sono evidentemente non risolte, e probabilmente questo è anche quel punto di tensione che è meglio tenere aperto che non cercare di chiudere, no? E ringrazio per i saluti al gatto che è diventato immancabile. Quindi niente, ho semplicemente smesso di provare a evitare che questo succeda. Allora, provo a partire non so se riuscirò ad essere, a rispondere a tutte le questioni, a riprendere tutte le sollecitazioni, farò chiaramente ci proverò e comincio esattamente dalla questione del concetto che riprende alcuni dei temi posti da Stefania da Tarantino e da Stefania Ferrando. E li mette insieme, in particolare l'idea di una concettualità femminile non astratta, non fallica, e il discorso del nome. Allora, da un certo è difficile formulare una risposta, se si può chiamare così, a questo, quindi metto insieme alcuni problemi. Io, diciamo così, ho un'idea del concetto, che, non è tanto filosofica come astrazione, ma è per l'appunto politica e sociale. E politica e sociale, il fatto che donna sia un concetto politico e sociale per me significa fondamentalmente due cose, che, come concetto, contiene un significato che in qualche modo è condiviso, e riconosciuto, ed è politico esattamente perché è conteso. Il suo carattere polemico è ciò che lo rende politico. E, le donne, che seguo, che leggo, con cui interloquisco in questo libro, sono donne che rifiutano la significazione patriarcale dell'essere donna, e quindi le ingiunzioni che sono contenute nel significante donna in termini di funzioni, subordinazione, possibilità e limiti, le rifiutano e affermano invece una pretesa di autonomia e di definire se stesse contro, per l'appunto, questo dominio. Questo non rende probabilmente la loro presa di parola, su questo, come dire, forse rispetto alla citazione di François Duroc che faceva all'inizio, Stefania di Tarantino, sono un po' cauta, nel senso che il fatto che sia un concetto che sfugga alla sua significazione fallica nel momento in cui lo usano le donne, non è un automatismo, ma è qualcosa di interno a tensioni e conflitti che riguardano non soltanto l'esperienza singolare, ma l'essere parte di un movimento sociale, termine con il quale non intendo, come dire, un movimento organizzato, ma intendo il riconoscimento che le donne in qualche modo non sono mai state al posto in cui il dominio maschile, il discorso patriarcale le ha volute mettere, hanno contestato singolarmente e insieme quella posizione e a partire dall'epoca moderna hanno cominciato a farlo in nome di un noi. L'uso del riferimento al singolare collettivo significa questo: poter parlare come soggetto collettivo che nasce dentro alla polemica, nel senso sfidando e contestando il dominio maschile, e contemporaneamente
che è attraversato da una polemica, perché le donne non sono tutte uguali. Le donne che avanzano una pretesa di libertà lo fanno da posizioni diverse, articolando discorsi diversi e ritrovandosi anche tra di loro dentro a gerarchie e rapporti di potere che sfidano la pretesa e il contenuto liberatorio che riconoscono nella politicizzazione della propria posizione e della propria differenza, sessuale. In questo senso il discorso, capisco il discorso di Stefania sul nome e credo che donna diventi significante di una pretesa di libertà, poi sul discorso di libertà torno alla fine. Però contemporaneamente è qualcosa di non fissabile e di non completamente disponibile. E esattamente per la sua dimensione di singolare collettivo, pone continuamente il problema di pensare, e anche su questo tornerò dopo, il rapporto che c'è tra l'esperienza singolare e la storia. E, che non è un rapporto scontato e che è stato anche pensato dalle donne. Condivido molto che quello che coglieva Stefania Ferrando, cioè che io non tratto donna come una categoria sociologica, e cioè il carattere sociale del concetto che io certamente enfatizzo e non ha a che fare con una classificazione, soggetti accomunati da, poi quale sia l'elemento che si usa per la classificazione può variare, però, ma è esattamente qualcosa che si costituisce all'interno di rapporti che sono semplicemente mutevoli, non sono dati. È evidente che il dominio maschile è l'elemento che costantemente avanza la pretesa di significare unilateralmente il concetto di donna, ingiungendo di conseguenza posizioni, funzioni, limiti, possibilità, eccetera, eccetera. E però tanto il dominio maschile quanto la sua contestazione si dispiegano dentro a rapporti storici, a condizioni sociali, a ordini politici, a forme politiche e istituzionali che sono differenti perché sono appunto storiche, e quindi a me interessa mostrare il movimento del concetto e la sua capacità polemica, e cioè che cosa avviene quando le donne lo politicizzano all'interno di contesti diversi. E da questo punto di vista non è un caso che come dire, comincio con la prima età moderna, e quando ci sono alcune donne eccezionali come possono essere Christine de Pizan, Margaret Cavendish o Mary Astell, che scrivendo, cosa che non era affatto scontata per le donne, nemmeno quelle aristocratiche, prendono parola, contestano il modo in cui la loro posizione viene unilateralmente definita, ma cerco di fare vedere lo scarto del momento rivoluzionario francese, perché è il momento in cui appunto il senso di un soggetto collettivo viene in primo piano e viene anche praticato. Le donne sono protagoniste della rivoluzione, lo sono come donne, e politicizzano la loro condizione come tale, ritrovandosi però ad essere donne di classe media, donne del volgo, immediatamente condannate come quintessenza degli eccessi della rivoluzione, il che dimostra appunto come la politicizzazione del concetto abbia una dimensione politica complessiva che riguarda ciò che in quel momento si sta definendo come l'ordine della democrazia e dell'uguaglianza, della libertà moderne e così via. E seguo questa cosa dentro ad altri passaggi storici che per me sono significativi, non nel senso di esaustivi, cioè io non faccio una rassegna enciclopedica, ma guardo ad alcuni momenti in cui lo scontro sul significato
di che cosa è donna, rivela trasformazioni politiche e sociali di cui le donne sono protagoniste, in cui le donne sono centrali, e nonostante questa loro centralità sia tendenzialmente nascosta e condannata all'oblio. Questo è uno degli elementi che mi fanno ritenere fondamentale il contributo di Nicole Laureau, nel senso che è esattamente la divisione nascosta e cancellata della città che lei fa venire fuori, e questo peraltro ha a che fare anche con la storia concettuale vera e propria a cui faceva riferimento Stefania Ferrando, a come la storia dei concetti di Reinhard Kosel, che ritiene che donna sia, non sia un concetto politico, ma sia il nome che indica una condizione naturale e che quindi come tale non è politica, non è politicamente significativa. Dietro a questo discorso c'è una passione per l'unità politica, che significa l'omogeneità dell'unità politica, il popolo per esempio, la nazione, lo Stato e così via, ed è una storia patriarcale dei concetti, esattamente perché nasconde il contenuto, quella divisione fondamentale che sta dentro ai concetti politici dell'epoca moderna. In questo senso credo che il punto non sia soltanto il tradimento, per esempio, della rivoluzione, che promette una libertà, un'uguaglianza che poi riguardano soltanto alcuni, ma riconoscere che i concetti moderni di libertà e uguaglianza presuppongono il dominio maschile e sono costituzionalmente basati sulla soggezione, la pretesa di assoggettare le donne e la contestazione da parte delle donne di questa soggezione fondativa, che fa vedere per l'appunto una divisione. Stefania Tarantino diceva che è tutto molto schiacciato sul sociale, che la differenza sessuale non è soltanto sociale, che comprende una irriducibilità dirompente e un taglio e non soltanto una subalternità. Allora, credo che sia un'osservazione importante che però mi permette di chiarire delle cose. Il modo in cui penso al sociale non è una forma di oggettivazione della posizione delle donne, come un termine che usava Stefania Ferrando e che condivido nella sua evidente problematicità. E contemporaneamente il sociale non è qualcosa che semplicemente porta a descrivere una subalternità delle donne. E, diciamo così, il sociale è il nome della storia dei loro movimenti, dei movimenti delle donne e della loro presa di parola. Il sociale è quella cosa che stabilisce la connessione tra esperienza e storia, per l'appunto. Nella misura in cui le donne con cui mi confronto, affrontano anche a partire dalla propria esperienza singolare le condizioni storiche che determinano la modalità specifica in cui l'esperienza sessuata, la differenza sessuale e l'esperienza sessuata vengono vissute. Per cercare di spiegarmi, intanto questo sociale per l'appunto per me non è soltanto il nome di una subalternità. In realtà il libro nasce esattamente, è possibile e riconosce che la politicizzazione del concetto di donna è possibile perché le donne pretendono di definirlo, di definire se stesse. C'è un momento di libertà che è il momento di partenza del libro e della possibilità di fare la storia di donna come concetto politico. E c'è una pretesa di liberazione che però si scontra con una serie di condizioni che sono materiali, simboliche, e che sono storicamente cogenti e diverse.
E Stefania Tarantino faceva riferimento ad Antigone, Medea, eccetera. Però è, io credo, diverso pensare a Antigone, che comunque è certamente la storia della presa di parola di una donna, ma narrata da voci maschili, e quindi, come dire, è diversa da una diretta presa di parola che noi vediamo, leggiamo e registriamo. È diverso comunque essere Antigone nella polis, essere Christine de Pizan all'interno di una società medievale che si sta trasformando, dove la semantica della natura è tanto onnipervasiva quanto contesa sul piano della scienza, sul piano del nascente umanesimo e tutta una serie di cose, ed essere una donna che contesta l'idea che la natura fissi la tua posizione, si traduca in una ingiunzione a essere subordinata. È diverso essere Sojourner Truth e scoprire che in una società dove la femminilità è costruita secondo l'idea della morale vittoriana e della castità, della purezza, dell'intoccabilità e della delicatezza e della maternità, essere donna nera significa che il tuo corpo lavora e non è protetto da nessuna intemperie e non è considerato delicato. Essere una donna nera significa che i tuoi figli saranno venduti al mercato e quindi la maternità ti è negata. Essere una donna nera significa che come dire, incontri e ti scontri continuamente con il modo in cui il razzismo determina la forma specifica del dominio maschile. E le possibilità e le pretese di liberazione che sono contenute nel pensare storicamente l'esperienza delle donne, nel pensarla esattamente come esperienza singolare che parla di condizioni sociali, di possibilità, è il modo di vedere in queste prese di parola singolari, che tali sono comunque, perché questa perché parlo di attraverso i discorsi di singole donne, sono in realtà indicative di frattura, di una frattura che è una frattura sessuata ed è indiscutibilmente qualcosa che ha il dominio maschile come propria controparte antagonista, rispetto alla quale avanzare una pretesa di libertà, ma è contemporaneamente immersa dentro a rapporti sociali che aprono o chiudono spazi e spazi di possibilità. Ed è esattamente il carattere complessivo di questa frattura che mi interessa segnalare, cioè il fatto che dentro ciascuna di queste prese di parola c'è una pretesa di libertà che parte da sé, come direbbe il femminismo, c'è sempre un partire da sé. Ma questo partire da sé afferma una possibilità di liberazione non esclusiva, per così dire. E c'è, secondo me, una messa in tensione dell'universalismo politico moderno, cioè il problema dell'universale torna continuamente dentro alle donne con cui mi sono confrontata. Ed è qualcosa che ha a che fare proprio con il problema della libertà che diceva Stefania Ferrando prima, e cioè nel senso, che cos'è la libertà? Io non ho trovato una risposta, né tantomeno una definizione, però in qualche modo è il principio del discorso. E poter fare la storia del concetto di donna come concetto politico e polemico significa riconoscere che la pretesa di libertà sta all'inizio del movimento di politicizzazione del concetto, che si dà in modi diversi nella storia, che questa politicizzazione è in qualche modo irrinunciabile, esattamente perché fa vedere la frattura che costituisce il politico e il sociale, che viene negata sistematicamente dal discorso patriarcale, e nel momento in cui viene affermata, facendo valere dalla propria posizione specifica il significato politico e antagonistico della differenza sessuale, apre anche possibilità di liberazione che non sono soltanto per le donne.
Penso ad Anna Giulia Cooper, che secondo me è assolutamente una figura centrale per poter affrontare la domanda posta da Stefania Ferrando per due motivi. Primo, Anna Giulia Cooper nella condizione della donna schiava vede una irriducibile pretesa di libertà. La donna schiava in catene, stuprata e assolutamente privata della parola, per lei è come, lei dice, una tigre in gabbia che non ha mai smesso di lottare e ha lottato per l'integrità fisica propria e delle proprie figlie affinché non venissero stuprate dal padrone schiavista, riconoscendo allo stupro del padrone schiavista una valenza complessiva di ingiunzione sociale alla subordinazione. E, ha riconosciuto un'epica, dice lei, della donna nera, che è appunto dentro all'esperienza della schiava, e quindi una pretesa irriducibile di libertà, che è quella dalla quale lei parte dicendo se la donna nera riesce a passare, tutti gli oppressi passeranno, nel senso che lei incarna esattamente il punto in cui le forme di dominio che costituiscono la società americana del suo tempo si manifestano simultaneamente, e quindi lei ha una possibilità di liberazione complessiva che è universale ma non omologante, diversamente dall'universalismo politico moderno, che è una cosa che si ritrova in modi diversi dentro a diversi dei discorsi delle donne femministe con le quali mi sono confrontata. E questo lo si può valorizzare dal punto di vista simbolico. Il fatto di dare centralità al sociale, e vorrei che fosse chiaro, non significa cancellare la materialità del simbolico, che invece per me è costantemente presente all'interno del libro. E lo è come dire, non soltanto riconoscendo questa pretesa di libertà che stabilisce il taglio da cui ha origine la rilettura di questi testi, e riconosce un taglio che è politicamente essenziale, vorrei dire, ma è anche perché il simbolico è qualcosa con cui le donne si devono sempre scontrare. Se penso, per esempio, al modo in cui viene messo a tema quello che Lucy Rigaray ha chiamato il lavoro sociale del simbolico maschile, il modo in cui questo colloca le donne dentro ai rapporti sociali, sul mercato del lavoro, in relazione alle istituzioni politiche e così via, è qualcosa che non può essere assolutamente trascurato anche per gli effetti materiali che ha. Però io credo che ci sia un punto, e ripeto, su questo c'è un rapporto tra esperienza singolare e storia che deve essere sottolineato. E su questo, per esempio, Belux continuamente ritorna sull'esperienza sua nonna, per esempio, a proposito di nonna. Mi avvio anche in questo senso alla conclusione, è come dire una figura fondamentale dentro la sua genealogia politica, è da lei che riprende il nome Belux, esattamente riconoscendosi all'interno di un'esperienza che non è stata soltanto di soggezione, ma ha costruito le condizioni di possibilità per lei, Belux, e per la sua comunità, di sfuggire all'idea che la soggezione sia ineluttabile, a non cedere all'annichilimento del razzismo, prodotto dal razzismo, che ricordiamolo è stata per loro violenza bruta, per le donne stupro, per gli uomini linciaggio, è qualcosa che, e invece, come dire, c'è un punto, una pretesa di libertà che non viene mai soffocata, e che è quella continuità che Belux recupera invocando il nome di sua nonna per se stessa. Però quell'esperienza della nonna di Belux è un'esperienza sociale. Cioè, è un'esperienza che, nel modo in cui vive sulla propria pelle la differenza sessuale, nella sua storia razzista e di sfruttamento dentro la società
capitalista suprematista bianca americana, ci dice quali sono i punti sui quali è possibile praticare una rottura collettiva, indica una lotta che è per l'appunto collettiva, perché se altrimenti la libertà, io credo che insomma, se fossimo libere potremmo decidere di stare in campagna e vivere felici, e non c'è un'idea normativa di libertà come emancipazione o lean-in, per dirla all'americana dei nostri giorni. E quindi, come dire, non dubito che questo sia fondamentale, però mia nonna ha sempre cantato, non avendo potuto cantare perché era una donna povera la cui, come dire, il cui talento lirico era visto dalla società del suo tempo come qualcosa di inspendibile, perché sarebbe stata una prostituta se avesse fatto la soprana come sarebbe stato suo destino per la sua voce. Lei ha continuato a cantare, però comunque la sua libertà è stata qualcosa che ha cantato e gridato continuamente, ma a cui ha dovuto rinunciare nella forma del suo desiderio per le condizioni sociali dentro le quali è vissuta. E come dire, io riconosco contemporaneamente nella dedica e nel mio lavoro di ricerca quella pretesa di libertà assolutamente irriducibile di cui lei è stata uno straordinario esempio vivente, e le condizioni complessive che devono essere modificate perché si possa affermare. Grazie Paola. Lungi da me la questione del concetto, ci tengo a ribadirlo, non va da sé. Anzi, molto spesso il luogo dell'accademia, universitario, insomma, mantiene una neutralità agita anche dalle donne, che è sconcertante. E quindi appunto quando si parte da sé, quando si mette in gioco la propria singolarità e anche all'interno del sapere, non separare il tutto. Rispetto ad Antigone, il riferimento era certo altri tempi, potevo prendere altri esempi, però quello che mi colpisce sempre di Antigone, che secondo me ha delle questioni che possono essere utili anche al presente, e che lei immette altro. Nella scena politica c'è la questione di rifiuto della sorellanza con Ismene, perché appunto le scelte sono diverse e i posizionamenti sono diversi. Ismene aderisce a quello che è e giustifica in un certo senso la subordinazione, la posizione della donna all'interno del sistema, diciamo, così come concepito da Creonte, e invece Antigone si muove va su un'altra strada. Quindi in ogni caso lei parla, certo è parlata da un uomo nella tragedia, però è significativo che lei prenda parola, non è che tace, prende parola dicendo del suo posizionamento. L'altra cosa su cui spero poi un giorno avremo modo di parlare, oggi sarebbe troppo complicato, è la questione del dato di realtà. Cioè una delle cose che più mi hanno colpito e che ritorna sempre nelle filosofe, dalla Arendt, da Maria Zambrano, da Simone Weil, la stessa Jeanne Hersh, è la critica che fanno alla perdita della realtà. Cioè di riportare sempre tutto a nostra misura, e quindi il dato di realtà come qualcosa insomma di importante da cui anche apprendere. Ma questo insomma prevede un lavoro fatto su questo, che mi auguro di fare al più presto. Intanto ti volevo dire, Paola, che ti saluta moltissimo Maria Letizia Pelosi e vuole chiederti una cosa. Se conosci il libro di Michel Deuf su Simone de Beauvoir, lì è riportato un questionario del 1970 del movimento femminista francese in risposta al questionario apparso su Elle.
Il questionario dice così: pensate che le donne siano donne, fino alla punta dei capelli, fino allo stremo delle forze, fino a odiare le sorelle, fino al limite dell'immaginazione maschile. A partire da questo questionario vorrei chiedere a Paola: quanto è importante per te far parte di un movimento e per un movimento interfacciarsi con la politica tradizionale? Un caro saluto, mi scuso per la lungaggine, ti salutiamo anche noi, Letizia. Ah, e poi c'è un'altra anche questione posta da Flora Linda, un po' che riguarda i grandi conflitti agiti e non agiti all'interno dei vari posizionamenti femminista, transfemminista, e lei diceva che in molti casi Flora Linda si chiama, che non conosco personalmente, dice molti transattivisti pretendono, dopo tanti anni di definizioni patriarcali, no, di che cosa è una donna, oggi ci ritroviamo con appunto delle posizioni che pretendono di definire le donne come cis. E quindi ti rilancio anche questo. Allora, dico solo una cosa rispetto ad Antigone, nel senso che capisco la novità, l'imprevisto immesso nella scena politica da alcuni punti di vista, voglio dire, è senz'altro vero, non a caso è stata così presente, così dibattuta dentro alla riflessione femminista novecentesca, e anche in modi diversi, e anche una figura usata da uno dei discorsi patriarcali più astuti, come ha ben capito Carla Lonzi o Simone de Beauvoir, che quello hegeliano, e quindi è cioè l'apprezzo per la sua posizione controversa nel modo in cui è stata poi ripercorsa la sua storia. E credo che comunque sia un riferimento certamente importante. E rispondo a Letizia, che saluto con un sacco di piacere, poi non ci vediamo da moltissimi anni, sono contenta, mi piacerebbe vederla, scusate, ma questa cosa del virtuale, approfittiamo comunque dell'occasione di dire che non è bello come essere in presenza. E non conoscevo il questionario e quel riferimento, che trovo bellissimo peraltro, e lo andrò a cercare, però insomma, per rispondere alla domanda, fa parte di un movimento, il motore è stato anche il motore, in un certo senso l'acceleratore di questo libro anche di questa ricerca, che non è rimane una ricerca storica, ma che ha seguito il problema politico femminista esattamente sotto la spinta del movimento sociale che in questo momento sta tenendo profondamente aperta la frattura. Per fare riferimento a quello che diceva all'inizio Stefania, la risposta al ritiro dalla convenzione di Istanbul da parte di Erdogan è stata una presenza enorme di donne in piazza, nonostante la repressione altissima. Ricordo che la notte della manifestazione dell'8 marzo ne sono state arrestate 12, giusto perché come dire, quello che cantano in piazza, Taip Taip scappa, 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 arrivano le donne, è come dire esattamente quello che porta Erdogan a praticare un livello di repressione, perché quella presenza politica delle donne minaccia le fondamenta patriarcali del suo ordine, autoritario. E questo, per esempio, è anche quello che permette di ripensare il discorso e la critica femminista, per esempio, della famiglia, a cui faceva riferimento Stefania all'inizio, appunto parlando del ritiro e delle argomentazioni
date da Erdogan del ritiro dalla Convenzione di Istanbul, una critica della famiglia non soltanto come luogo simbolico, materiale, istituzionale del dominio maschile e dell'ordine patriarcale, ma anche come centro nevralgico della riproduzione sociale, se pensiamo a quello che sta succedendo in questo momento, alla posizione in cui le donne sono collocate dentro alla cura della società pandemica, al modo in cui sia del tutto scontato che devono fare delle cose per garantirne la sopravvivenza e così via. E credo che esattamente questo sia un esempio di come la presa di parola delle donne, mentre contesta il dominio maschile e afferma una pretesa di libertà, mette anche in discussione i rapporti sociali dentro cui quel dominio agisce e che alimenta e dai quali è alimentato. E, rispetto al rapporto con la politica ufficiale, cioè, io personalmente non la pratico e non credo nemmeno che sia indifferente, non credo che sia indifferente né dal punto di vista simbolico né materiale. E nel senso che, per rimanere al ritiro della Convenzione di Istanbul, probabilmente la Convenzione di Istanbul non è efficace, nel senso che non ci salverà dalla violenza patriarcale, però ritirarsi da quella convenzione significa legittimare stupri, femminicidi e violenza domestica e non come pratiche sociali legittime, per l'appunto. Cioè, il messaggio che viene mandato è: per salvaguardare l'ordine sociale a partire da quello familiare, potete anche ammazzare vostra moglie o le donne che non stanno al loro posto. Questa è la comunicazione sociale fatta in quel modo. E questo è l'esempio estremo di molte forme di comunicazione sociale che sono contenute dentro a decreti, a leggi e così via, che sono importanti sia per ciò che decretano o legiferano, sia per il tipo di comunicazione sociale che passa. Faccio un esempio dell'altro ieri: stabilire, come ha fatto Bonetti, che si può lavorare in smart working mentre contemporaneamente ci si fa carico di tutti gli altri lavori, è una comunicazione sociale che riafferma continuamente una piena disponibilità del tempo delle donne a imperativi della riproduzione sociale, che non significa solo cura della vita, riproduzione della vita, ma fare funzionare le cose stando dentro alle sue caselle funzionali, alla divisione sessuale del lavoro, alle sue gerarchie. Quindi credo che quello sia un piano ineluttabile, in qualche modo, di scontro sui significati, sulle posizioni e sulle materiali condizioni di esistenza. E per quanto riguarda la domanda di Flora, che, chiedo scusa, mi fa anche ripensare ad alcune cose dette da Stefania sui discorsi che si centrano invece sulla categoria di genere, sui quali non ero intervenuta. E io credo che, come dire, io non uso la categoria di genere per una serie di motivi che non riguardano tanto il misconoscimento di una critica una critica della società che è stata alimentata dai movimenti omosessuali o come oggi LGBTQ, eccetera, una critica della società nata all'interno attraverso l'uso di quei movimenti, attraverso l'uso della categoria di genere. Mi fa problema quando determinati discorsi sul genere hanno come effetto, per esempio, quello di naturalizzare il sesso. Nell'antitesi sesso-genere c'è l'antitesi natura-cultura, ma il sesso non è un fatto naturale o una sorta di base biologica immodificabile. Il sesso è un fatto simbolico, storico, sociale, per l'appunto, e quindi il rischio di naturalizzarlo mi pare problematico. Dall'altra parte, ci sono alcuni discorsi che affermano che in qualche modo donna sia uno dei due poli di una matrice binaria opprimente che cancella altre possibilità, altre differenze, altre possibili modalità di soggettivazione,
questo discorso finisce per fare di donna il significante dell'oppressione patriarcale, siccome è dentro una matrice oppressiva, è come se non fosse possibile risignificare la propria esperienza e il nome che ci si dà, in questo caso riprendendo il discorso dei nomi, in un senso di liberazione e non soltanto di soggezione. Questo mi pare problematico, tanto più che appunto il movimento sociale di questi anni mostra milioni di donne che hanno politicizzato la propria condizione, hanno preteso di essere libere come donne, che donna non significasse essere come dire, una serva del neoliberalismo o una moglie a tutti i costi e così via. E quindi diciamo così, quello che mi è interessato far vedere è che in realtà donna è il nome di una, è stato praticato come nome di una frattura, di un taglio per l'appunto, al quale è giusto riconoscere almeno le pretese di libertà, nel quale è giusto riconoscere pretese di libertà che dentro a diverse epoche storiche si affermano e si mettono in movimento, dentro diverse condizioni storiche, fino a quelle appunto descritte dalle ultime autrici con cui io mi confronto, che sono quelle dell'organizzazione neoliberale della società contemporanea. E rispetto a questo quadro, sicuramente anche io ho qualche difficoltà con il CIS, nel senso che benché sappia che come dire, ha una storia all'interno di tentativi di nominare se stesse, definire se stesse all'interno della riflessione transgender, credo contemporaneamente o faccio fatica a come dire, accettare una categorizzazione che sembra, a volte a me sembra almeno, correre il rischio di implicare che una coincidenza tra il proprio sesso biologico e la propria identità di genere coincida con una sorta di posizione ordinata e non invece sia semplicemente, come dire, anch'essa una modalità dentro la quale si vive un conflitto con la determinazione patriarcale delle posizioni sessuate, si vive un conflitto che parte dalla sessualità e investe la propria posizione nel mondo sotto tutti i suoi aspetti. Cioè, ecco, io come donna cis non vorrei essere identificata come una donna obbediente e ordinata, e come se soltanto la scissione tra il mio sesso biologico e la mia identità di genere potessero conferirmi una capacità rivoluzionaria, diciamo così. La sto dicendo semplificando volutamente per far intendere un rischio che vedo in questa forma di classificazione. Più che la classificazione, d'altra parte, a me appunto interessa il momento di frattura e di antagonismo che può nascere da posizioni diverse, però quello che non mi piacerebbe sarebbe vedere una sorta di gerarchia tra i femminismi più radicali, quindi come se ci fosse un'evoluzione in cui il femminismo è un ricordo del passato e che si deve evolvere dentro a pratiche di genere che sono il futuro della critica dell'ordine sociale patriarcale. In realtà credo che il femminismo si muove dentro la realtà, appunto dentro pratiche di lotta, di soggettivazione, di significazione della libertà, e che se finiscono per avere contenuti normativi si diventano in qualche modo, contraddicono se stesse. Grazie, molto, molto bello, molto chiaro quello che dicevi. Non so se ci sono forse altre domande. No? Perché insomma, sì, io volevo, tra le tante cose, sarebbe bello continuare a discutere, chissà se prima o poi potremmo farlo in presenza, ma diciamo, il punto politico anche del tuo libro
voglio dire, l'idea che è della grandezza, no? Delle lotte femministe, che non è quella appunto di un gruppo, di una classe, ma che trasforma o intende trasformare l'ordine di tutti i rapporti, questo, e che quindi, come dire, si cambia il lavoro, si cambia la politica, e i modi di partecipare, lo trovo molto, molto importante, quindi insomma anche il modo in cui l'hai declinato adesso, e, insomma, di non perdere di vista la radicalità che c'è, ecco, e non fare queste belle espressioni in gerarchia di femminismi più o meno radicali, si perde il lato della concretezza di quel che si fa, quindi trovo molto bello. Ah, forse una domanda. Per la mia generazione l'affermazione, scusate, dell'essere donna è stata soprattutto una critica all'universale neutro. In effetti sì, è vero che, adesso ti lascio la parola, però questa questione dell'universale che ritornava anche nelle vostre, nel vostro scambio, è un punto importante del libro, anche quello, ed è in generale dell'esperienza nei diversi livelli, no? Per cui sì, cioè universale è anche falso, no? Mentre quello che si rompe con la differenza, mentre poi che ci sia la tensione verso una politica che trasforma il mondo in cui siamo, e quindi il mondo di tutti, che tu nominavi anche come universale, mi pare un'altra scommessa. E poi leggo ancora quella di Mira, poi lascio la parola. Mi piace la conclusione di Paola, che il femminismo non potrà mai appiattirsi sul genere. Se volete reagire ancora. Devo trovare il... Ah no, ho già il microfono aperto, scusate, stavo... ma su questo discorso sull'universale, cioè credo che anche quello è in qualche modo un punto sull'universale neutro, omogeneizzante. Io credo che anche quello sia un punto che deve mettere il femminismo in movimento. Nel senso che se in qualche modo la critica, il punto più alto della critica dell'universale politico moderno è stato in qualche modo quello degli anni 70, quando si è contestata l'idea di emancipazione come entrare a far parte di un gioco le cui regole sono quelle già scritte, e in qualche modo si è detto: non vogliamo omologarci, non vogliamo essere parte di una certa logica. Questo era anche il discorso di Lonzi, ma stabilire una differenza, muoverci per l'appunto su un altro piano. Credo che quello sia il momento più forte anche della critica, stabilire in qualche modo che l'universale, poi, che non è neanche soltanto neutro, ma è un universale che sancisce una posizione di dominio e fa per l'appunto dell'uomo la misura. Però questa idea che fa riferimento a una forma storica della cittadinanza moderna, che è quella che si compie in qualche modo, almeno nei contesti occidentali, con lo stato sociale, una perfetta integrazione nella cittadinanza, il conseguimento di tutti i diritti. Le donne sono perfettamente incluse all'interno di un determinato ordine sociale e politico e istituzionale. Il dominio in realtà si riproduce, e lì quindi nasce una determinata critica. Oggi però siamo all'interno di un sistema in cui l'universalismo non esiste più, semplicemente non c'è nemmeno come pensiero possibile dell'uguaglianza, che comunque è una grande perdita, al di là cioè riconoscere la centralità politica della differenza sessuale come differenza politica, per l'appunto, non significa rinunciare a pensare il problema dell'uguaglianza, che è stato completamente cancellato dal nostro orizzonte anche di immaginazione. E quindi mi pare che uno dei problemi sia il modo in cui
le differenze vengono ordinate, gerarchizzate, prodotte e riprodotte continuamente all'interno di una società neoliberale che le valorizza o pretende che vengano autovalorizzate nella forma del capitale umano. Prima facevo riferimento alle sedicenti femministe Lenin del farsi avanti, che dicono: metti a valore la tua differenza sessuale, le tue capacità sessuate per l'appunto di relazione e così via, e diventa amministratore delegato di Facebook come Sheryl Sandberg, per esempio, tra le altre. E credo che quindi il modo in cui la critica femminista procede non può neanche essere sempre uguale a se stesso. E rispetto all'ultimo commento, credo che sì, io appunto pongo alcuni problemi all'uso della categoria di genere e ne faccio vedere alcuni rischi, come d'altra parte riconosco che ci sono dei rischi in alcuni usi universalizzanti del concetto di donna che hanno appunto universalizzato certe posizioni, ma penso da Mary Wollstonecraft, la donna singolare del titolo della Vindication, è comunque la donna della middle class, e le donne del volgo rivoluzionario erano appunto escluse dalla possibilità di emanciparsi perché le loro condizioni materiali non l'avrebbero reso facile, se non possibile. Però bisogna anche lì considerare il modo in cui anche attorno all'uso della categoria di genere ci siano dei conflitti significativi e rilevanti. E Erdogan ha detto molto chiaramente: la Convenzione di Istanbul stabilisce che favorisce l'ideologia gender e quindi ci dobbiamo ritirare da lì, favorisce l'omosessualità di ragazzi e ragazze, che è il motivo per cui nell'Europa dell'Est, penso all'Ungheria, Orbán attacca duramente, reprime semplicemente le persone LGBTQ, eccetera. Cioè lì c'è chiaramente un attacco alla libertà sessuale, che è invece, come dire, una delle pratiche all'interno delle quali il femminismo ha ampiamente espresso il proprio portato politico, riconoscendo nella libertà sessuale una possibilità di mettere in questione ruoli, gerarchie, posizioni che prendono forma prima di tutto nel desiderio e così via. E la libertà sessuale è stata praticata e viene tuttora praticata, ed è per questo che è attaccata contro la famiglia come istituzione. E quindi, come dire, credo che come istituzione patriarcale è fondamentale la riproduzione dell'ordine sociale. E quindi sono cose che, per esempio, ha sottolineato in una delle discussioni attorno al libro, proprio un paio di giorni fa, Lidia Maria Cirillo, che secondo me, va considerata esattamente per riconoscere come i discorsi si muovono all'interno della realtà e come il femminismo come discorso politico debba confrontarsi in qualche modo con questa realtà. Non so se questo intendesse all'inizio Stefania Tarantino con il dato di realtà da riportare all'interno del discorso, però questo è almeno il modo in cui lo intendo anch'io. Lo intendo io. Io ho avuto molti problemi di connessione, mi sentite? Sono entrata, uscita, non riuscivo insomma, non ho sentito quest'ultima parte, tentavo disperatamente di entrare. Vabbè, ci sono state domande, Stefania? Paola ha ripreso sì, insomma, le domande che forse vedi adesso in chat sull'universale, quindi insomma, la posta in gioco di scrivere la pratica politica femminista nella realtà. E non so, vediamo se ci sono altre domande. Direi di no, no, nella chat nuove.
Non so se vogliamo dire ancora Va bene, io qualcosa. direi di riprometterci, di vederci in presenza non appena possibile per continuare questo percorso, insomma, e continuare, insomma, a confrontarci mettendo, come dire, le nostre posizioni, no? Farle interloquire, per una comprensione maggiore di tutte queste dinamiche così complesse. Che emergono e che attraversano il libro di Paola, che tra l'altro è pubblicato da Il Mulino, è uscito nel 2020 e si trova anche in formato ebook, quindi per chi lo vuole poi acquistare è possibile anche solo farlo acquistandolo in versione digitale, visti i tempi. Ci Va tocca. bene, io ringrazio tantissimo Paola per essere Grazie. stata di nuovo con noi. La generosità con cui insomma è intervenuta e Grazie anche a voi, Stefania, grazie a voi se e alle partecipanti e partecipanti che ci hanno iscrivetevi per chi aiutato. ancora non l'ha fatto al canale di studi femministi in modo che vi arriva poi la notifica dei vari incontri che faremo. E che dire, buona primavera a tutti e speriamo che questo periodo passi al più presto. E che riprendiamo ad abbracciarci come non mai e a tenerci proprio vicino, altro che distanziamento, no, un attaccamento, diciamo, proporrei almeno per il primo mese. Grazie ancora, Grazie Paola. a te, davvero, grazie a Grazie, voi, spero davvero Stefania. di vedervi e di riabbracciarvi presto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie A a tutti. presto, ciao a voi A tutte. presto, ciao. Ciao. Tania, dovrai tu cliccare poi per No, chiudere la non ci vado. diretta.